Ciao a tutti ragazzi e ragazze, allora volevo informarvi che un esperimento che ho cominciato a fare almeno un paio di anni fa si è veramente rivelato una cosa veramente molto 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 bella. Ho semplicemente cambiato la mia didattica negli ultimi anni, ho cominciato a ragionare un po' come ragionavo io quando studiavo e quando studio tuttora. E il concetto è molto semplice, praticamente agli studenti io chiedo principalmente di dirmi qual è il brano musicale o il batterista che loro adorano e soprattutto il brano musicale che loro pensano che non potranno mai suonare. Quando faccio questa domanda vengono fuori sempre dei brani che lo studente reputa impossibili da fare e invece è proprio là, è da là che io comincio il mio percorso didattico perché diciamo che la batteria, cioè la musica è la cosa principale, quindi fondamentalmente creando questa didattica che non era altro che il mio modo di studiare, cioè partendo dal brano o dal batterista che noi pensiamo possa essere impossibile da emulare, in realtà è da là che cominciamo veramente tanto a migliorare. Quindi il mio lavoro è quello di prendere quel brano o quel batterista o comunque quella roba che interessa allo studente e praticamente analizzarlo fino all'osso. Io faccio la trascrizione, e trascrivo tutto, prendo tutti i pattern e faccio in modo che l'allievo possa arrivare passo dopo passo a capire come suonare quel brano. Vi posso assicurare che negli ultimi anni ho avuto un sacco di soddisfazioni da allievi che hanno preso dei brani che pensavano fossero impossibili e invece sono riusciti a suonarli, quindi vi farò vedere anche dei video. Allora, cosa utilizzo però come sistema per fare questa cosa? Utilizzo SoundSlice, ok? E SoundSlice mi consente veramente di fare delle cose incredibili. Per esempio, il brano Yatra Ta, che è un brano che mi è stato richiesto spesso e volentieri dagli allievi, io ho preso questo brano e con SoundSlice io posso trascrivere direttamente proprio quello che succede nel brano. Quindi questa è la trascrizione che ho fatto io personalmente del brano, ve la faccio giusto vedere. Ok, come potete vedere, questa è la trascrizione che ho fatto con SoundSlice. Allora, nei miei percorsi, io trascrivo, metto su questo account privato dello studente tutto quello che riguarda il brano. In questo caso è il brano originale trascritto da me con questo programma, ma la cosa bella è che voi chiaramente lo potete rallentare, quindi potete rallentare tutto il brano quanto volete, basta scegliere la percentuale, ecco qua. Poi, se non siete contenti, basta andare su Synth e praticamente succede che vi viene fuori lo spartito in MIDI file e potete anche qua prendere lo spartito e suonarlo insieme. Possiamo poi aumentare la velocità del metronomo semplicemente e addirittura possiamo anche mettere in loop. Quindi io vado sul loop, scelgo questa battuta in loop, per esempio scelgo lo stacco quello, e lui me la ripete. Allora, questa tecnologia esiste da già da un po' di tempo, ma non è tanto questo il discorso, è che io con questa tecnologia e con questa didattica nuova sto facendo veramente delle cose molto belle che mi danno tanta soddisfazione perché riesco a portare i miei studenti ad un livello molto più alto, perché studiare l'eccellenza di brani del genere o di batteristi così, diciamo, importanti e famosi, è veramente importante. Quindi questa didattica io la sto applicando ai miei corsi. Ci sono due tipi di corsi che sto facendo. Uno è un corso dove si può fare lezioni dal vivo o anche online, e un altro invece è un percorso fatto solo su questa piattaforma SoundSlice, dove io metto i video e l'allievo può rispondermi con altrettanti video. La cosa interessante poi qual è? Che io posso anche, ovviamente, cioè non posso, in queste lezioni la cosa che faccio è praticamente poi, oltre alla trascrizione del brano, io vado a fare l'analisi dettagliata di tutti i pattern, di tutte le cose, anche del suono. Quindi prendo il suono della batteria, lo analizzo e faccio in modo che voi possiate arrivare a quel tipo di suono. Poi prendo i pattern a uno e vi do gli esercizi per imparare a suonare in quel modo. Per esempio, se adesso prendiamo il pattern di questo brano, appunto, c'è proprio un punto in cui io ho esaminato praticamente quali sono, diciamo, i pattern più diciamo, ripetuti di più in questo brano e faccio vedere qua un esercizio. Quindi, per esempio, prendo questo. E analizzo i pattern e poi li ho estrapolati e li ho divisi in modo tale da farli studiare.
Anche qua si può rallentare quanto vogliamo, si può rallentare il video, si può mettere in loop, si può prendere solo la partitura, appunto il MIDI file, ingrandire, fare, insomma, in questo modo in realtà si arriva, secondo me, a quello che è veramente lo scopo principale della musica, cioè si arriva a suonare i brani e a suonare sfruttando. Imparando a copiare i linguaggi dei più grandi batteristi del mondo per poi assimilarli e poi farli propri. Cioè che alla fine il discorso cos'è? Che se noi sappiamo comunque suonare la parte uguale così com'è del brano in questione, però non vuol dire che poi quando andiamo a suonarla noi dobbiamo per forza farla identica. Però conoscere una parte significa saper poi affrontare un brano del genere. Allora, io sto studiando con i miei studenti, mi fanno delle richieste veramente molto molto importanti, quindi stiamo studiando brani veramente molto difficili, che però poi si riesce a suonare perché con tanto lavoro e dedizione questi studenti sono riusciti a fare brani che sembravano impossibili. Quindi sono molto contento. Se vi va di sapere di più, insomma, potete scrivere o anche cliccare su questo link dove ho praticamente un po' tutta la lista dei corsi che sto facendo. Ok, ciao.